Mezz'ora al TG, in collaborazione con Aldo De Villano Atelier, Assicuriamoci Point, Istituto di Alta Formazione Giuridica e Linguistica Academy School, Marinella, Hotel Paradiso, Prestifacile. Buonasera, bentrovati, mezz'ora al TG. In apertura vi facciamo raccontare la storia da una ex paziente operata al seno che poi ha accettato di farsi portavoce dei diritti delle donne italiane nella lotta del tumore al seno, assumendo un ruolo rilevante e rappresentante a livello nazionale col movimento Europa Donna. Rosanna D'Antona, parliamo della sua esperienza personale, di modo che le nostre donne all'ascolto possano comprendere esattamente qual è il percorso che invece l'ha portata a mettere insieme una serie di associazioni. Stiamo parlando, siete presenti in quasi 50 città. Sì, buongiorno, sono Rosanna D'Antona e io sono una ex paziente perché ho avuto diciamo, l'incontro con il tumore al seno. Lo voglio proprio chiamare incontro e non incidente, perché da questo momento sono nate, da quel momento, 21 anni fa, sono nate delle esperienze anche umane e personali molto positive. Prima di tutto abito a Milano e quindi ho avuto diciamo, l'occasione di andare a curarmi in un centro che era appena nato in quel momento, 21 anni fa, all'Istituto Europeo di Oncologia a Milano col professor Veronesi. E quindi qui è la prima raccomandazione che faccio a tutte le donne in ascolto, il trovare, l'individuare un centro di eccellenza, un centro importante dove si facciano almeno 150 casi di tumore al seno in un anno, come prescrive la legge europea per le migliori centri di senologia multidisciplinare, questa è la cosa più importante, avere la responsabilità di scegliere il meglio per se stesse. Dopodiché, ricordiamo, come dicevo, che chiaramente ci sono in tutta Italia, questo va assolutamente, detto. Assolutamente, sì, assolutamente, ce ne sono circa un centinaio, sono riconosciute, sono individuabili dentro ad un sito che si chiama Seno Network. Lei collabora attivamente a diverse iniziative, tra le quali alcune anche promosse proprio dalla Fondazione Veronesi. Vi siete occupate, vi state occupando in 40 paesi europei di far comprendere cosa alle donne? Di far comprendere una cosa molto importante, che possono essere protagoniste della propria salute. Mi spiego meglio. In realtà la correggo, sono 47 i paesi nei quali Europa Donna si chiama così, in 47 paesi, e hanno tutte queste organizzazioni, questi movimenti, sono movimenti di opinione, l'obiettivo primario di sensibilizzare le istituzioni locali affinché vengano promosse delle leggi favorevoli per andare incontro ad una donna che ha un tumore al seno. Europa Donna Parlamento fa proprio questo? Esattamente, esattamente. Diciamo che Europa Donna è un centro di coalizione di tutti gli attori del settore. Per cui per noi il primo interlocutore ovviamente sono le pazienti, ma subito dopo sono le istituzioni, i medici, il mondo quindi scientifico, l'opinione pubblica, i media, e quindi vi ringrazio di questo incontro. Ora siamo venuti a Napoli recentemente proprio per andare a sensibilizzare le donne, e lo facciamo un po' su tutto il territorio nazionale, del fatto che sapere è molto importante per poter scegliere, per poter essere, ripeto, protagonista della propria salute. Ecco, voi siete dell'idea che bisogna mettere insieme praticamente tutte le professionalità, nel senso, quando una donna entra in sala operatoria deve avere un'assistenza a 360 gradi. Assolutamente, assolutamente. Infatti, ma noi siamo in appoggio, questo concetto è un concetto che abbiamo diciamo aiutato a venir formalizzato dai diversi governi, in primis la Comunità Europea, ma poi abbiamo collaborato ai tavoli di lavoro anche del Ministero affinché fosse recepita
questa risoluzione europea. Che cosa dice questa risoluzione europea? Dice che oggi una donna, quando ha un tumore al seno, ha bisogno di essere curata da diverse specialità. Quindi non c'è più solo il chirurgo, ma c'è il patologo, c'è il radiologo, c'è il dietologo, c'è lo psicologo, c'è l'esperto di genetica, per cui individua anche la mia mappa genetica all'interno magari di un quadro di familiarità, se c'è una zia, una mamma, una nonna che ha contratto questa malattia anni fa, diciamo possono leggere le probabilità di incidenza che poi la figlia, la nipote in questo caso possano incontrare la malattia. Quindi questi centri, si chiamano centri di senologia multidisciplinare, raggruppano al proprio interno tutte queste specialità. E ecco, noi siamo proprio viene messa all'interno al centro e quindi i medici discutono di lei proprio un po' a 360 gradi. Noi siamo proprio in chiusura, questa è una versione e una visione molto americana, se vogliamo, che però riusciamo a ritrovare in alcune strutture particolarmente. Però siamo ancora a due velocità, nel senso, il sud va ancora lento rispetto al nord, visto che siamo in onda in tutta Italia? Purtroppo, guardi, io devo dire che ho incontrato delle eccellenze anche nel sud. Il tema vero è che, come dice lei, siamo un po' a due velocità, probabilmente per tutta una serie di motivi, anche di economia sanitaria, il nord si è attrezzato prima in questa direzione, ma le assicuro che c'è una forte volontà anche al sud di recuperare il passo. Il problema può essere politico? Che va fatto insieme, sia con le donne che con le istituzioni che con il mondo scientifico. Ecco, il problema può essere percorsi insieme. Dottoressa, il problema può essere politico? Può essere anche politico, certamente, perché si tratta di una riorganizzazione della spesa sanitaria. Non si tratta con i centri di senologia di spendere di più, si tratta di spendere meglio, perché è inutile avere 20 casi in una regione, 20 unità in una regione dove magari si fanno solo 20 casi. La legge europea dice andate a curarvi nei centri dove almeno ci siano 150 casi l'anno. Io la ringrazio, per il bel lavoro che sta facendo e soprattutto essere stata nostra ospite. La saluto. Grazie infinite. Arrivederci. Noi ci fermiamo per un brevissimo istante e poi ritorniamo con la puntata, quella vera, di Mezz'ora al TG. Entriamo nel vivo della trasmissione con Mezz'ora al TG. Si stima che nel nostro paese vi siano nel corso dell'anno circa 363.000 nuove diagnosi di tumori, esclusi quelli tumori della pelle, circa 194.000, quindi il 54% tra uomini e circa il 46% tra donne. Bisogna considerare l'intera popolazione escludendo i carcinomi della cute, del tumore in assoluto più frequente, e quello della mammella, seguito poi dal colon retto, dalla prostata e dal polmone. Ne parliamo con i nostri ospiti in studio, Maria Eleonora Alabiso, direttrice tecnico del centro IGEA di Sant'Antimo, il dottore Massimiliano D'Aiuto, oncologo senologo al Pascale di Napoli. Diamo qualche numero, cerchiamo di capire anche se la zolla di territorio ci fa male. Beh, i numeri sono dei numeri che vanno visti in ottica mondiale, circa 1,5 milioni di nuovi casi l'anno di tumore al seno, e questi numeri poi zoomati sul nostro territorio ci portano a dire che sono oltre 45.000 le diagnosi di tumore al seno annuali, in Campania circa 3.600-3.700 nuovi casi l'anno. Ecco, nella zona di Terra dei Fuochi c'è una maggiore attenzione, probabilmente anche per una densità di popolazione molto alta, oltre che di sostanze potenzialmente nocive. Io farei il parallelo tra pubblico e privato. Ma nella nostra realtà ci sono delle eccellenze, le cosiddette breast unit, una di queste è proprio quella del dottor D'Aiuto al Pascale, che sono in grado di offrire dei percorsi diagnostici e terapeutici completi alle pazienti ammalate di tumore.
Purtroppo però sono poche e purtroppo le liste di attesa sono lunghissime. In questo interviene la sanità privata sicuramente, privata convenzionata ovviamente, che grazie anche agli aggiornamenti tecnologici molto più continui rispetto a quelli del pubblico, può offrire dei percorsi diagnostici altrettanto completi in tempi molto più brevi. La prevenzione è tutto, in questo bisogna dirlo, nel senso quali sono i primi segnali che devono allertare e allarmare una donna, perché qui l'età comincia a scendere. Assolutamente sì, il tumore al seno in questi ultimi anni ha subito un'anticipazione dell'età di esordio, quindi sempre più spesso accade che ragazze giovani, 35-40 anni, ammalino di tumore al seno e allo stato attuale lo screening del tumore al seno fatto con la mammografia ogni 2 anni, così come da piano nazionale, inizia a 50 anni. Quindi queste ragazze, se si riferissero soltanto ai programmi offerti dal Sistema Sanitario Nazionale per la prevenzione senologica, non arriverebbero proprio alla diagnosi, come spesso accade, non arrivano alla diagnosi, scoprono da solo la presenza della massa tumorale e in questi casi ovviamente non possono beneficiarsi dei vantaggi di una prevenzione diagnostica fatta sulla persona. Lei si sta occupando e si è occupato lungamente, lo dico perché l'ho visitato con i miei occhi, delle under 40. Esatto, noi al Pascale, primi in Europa, siamo partiti con un progetto di prevenzione per le ragazze giovani non tenesse conto di una metodica diagnostica ma del rischio individuale della donna di sviluppare un tumore al seno. Questo significa che sostanzialmente la ragazza arriva in struttura, fa una visita senologica dove viene inquadrata per fattori di rischio in base alla probabilità che avrà di sviluppare un tumore al seno nell'arco della vita, perché è chiaro che non tutti abbiamo lo stesso rischio di contrarre la malattia, inizia un percorso di prevenzione basato su metodiche diagnostiche adeguate al seno della donna. Chiaro che da ragazza una donna di 30 anni farà molto più facilmente una ecografia mammaria come metodica di prevenzione, ma talvolta anche la mammografia intorno ai 35 anni può essere una metodica idonea per fare prevenzione e diagnosi di tumore al seno. Abbiamo in collegamento telefonico il professore Francesco D'Andrea, ordinario di chirurgia ricostruttiva estetica della Federico II. Prof, ricordiamo che voi siete praticamente tutti insieme, e ne parliamo tra pochissimo, con il camper chiaramente messo a disposizione anche dalla straordinaria volontà della IGEA di Sant'Antimo di tirar dentro quante più donne possibile per arrivare per tempo, giusto? Sì, il nostro principio è proprio questo, perché ovviamente non potendo fare una selezione legata all'età, cerchiamo di offrire a tutte le donne un, essendo anche allocati in una zona molto limitrofa alla Terra dei Fuochi, quindi in una zona dove sicuramente il rischio di inquinamento ambientale, quindi l'incremento e l'incidenza di questi tumori è molto vasta, cerchiamo di offrire una completezza diagnostica in un unico step, partendo da una visita senologica gratuita fino all'ecografia con elastosonografia, alla mammografia digitale ovviamente e al mammo RM. Ecco, vediamo insieme il servizio che abbiamo realizzato proprio all'IGEA di Sant'Antimo. Il mammografo microdose di ultimissima generazione permette di eseguire un esame standard mammografico nelle 4 proiezioni e ovviamente di portare quelli che sono i benefici. Il primo beneficio è dato dalla compressione, che non è più così elevata come quelli di una volta, ma ci limitiamo semplicemente a schiacciare lievemente la mammella per eventuali dolori che potrebbe avvertire la paziente. Cosa più importante di questo mammografo è la dose che viene applicata alla paziente, che è davvero bassa e permette a noi di poter ripetere un esame non solo più volte, ma di poterlo monitorare anche a distanza di 6 mesi, non per forza a distanza di anni. Infatti il nostro mammografo è costituito da un collimatore a pennello che scende lungo la mammella
sella e permette di praticamente di direzionare il fascio di radiazioni soltanto lungo il tessuto mammario e non verso altri tessuti. Cosa più importante è la qualità dell'immagine, che non solo permette di distinguere le diverse caratteristiche tissutali, ma ha dei vantaggi anche per la prevenzione di quelli che possono essere eventuali tumori o noduli mammari. Sembra che gli ormoni giochino anche un altro ruolo molto importante. Assolutamente è così, gli ormoni e in particolar modo le sostanze che sono ormonosimili, noi le chiamiamo endocrino interferenti o endocrino modulanti, che sono quelle sostanze che sono presenti in tantissimi prodotti che poi vengono anche smaltiti in maniera non idonea, e queste sostanze hanno la capacità di mimare gli effetti degli ormoni del nostro corpo. Quindi noi pensiamo che un aumento di incidenza del tumore al seno e anche del tumore della tiroide, quindi questi tumori che sono ormonomodulati, possa essere imputato anche alla diffusione di queste sostanze nell'ambiente, che poi vengono recepite dai nostri tessuti e in qualche maniera interferiscono col normale funzionamento degli ormoni delle donne. Se dovessimo mettere sulla bilancia il quantità di numero donne giovani che viene lì all'IGEA e donne adulte, quindi semmai in uno stadio già un tantinello più avanzato, perché non badano più a se stesse, qual è il dato? No, devo ammettere che specialmente nei periodi in cui noi ci dedichiamo specificatamente alla prevenzione di questo tipo di tumore, la percentuale di donne giovani che si presenta per controllo o per un primo approccio anche è altissima, è più alta delle donne che superano, diciamo, i 50 anni o comunque di donne che si presentano con quadri tumorali già avanzati per trascuratezza, per ignoranza, per mille motivi che possono portare a questo. Questa percentuale sta sicuramente diminuendo. Oggi è raro trovarsi di fronte a una paziente con un cancro molto avanzato. Noi abbiamo in collegamento adesso il professore D'Andrea. Professore, in realtà voi siete le tre entità che mettono su strada un camper in un particolare mese dell'anno, lo fate per la prevenzione. Bisogna dire anche questo, prof: se si entra in sala operatoria, una donna non deve uscirne con il turbamento di non sapere esattamente se avrà uno, due seni o nulla. Sì, assolutamente sì. Intanto saluto tutti i presenti e anche gli amici presenti. Grazie. È un argomento molto importante che noi ci teniamo a portare avanti a tutti i livelli, e anche, diciamo, utilizzando il sistema di scendere in piazza per essere a contatto diretto senza, diciamo, problemi di nessun genere con l'utenza. Il messaggio è che assolutamente viviamo ormai in un'epoca in cui la medicina moderna non si può alla cura della malattia, ma deve anche avere attenzione a quella che poi la qualità della sopravvivenza, e quindi il chirurgo plastico entra in questo discorso, perché con una ricostruzione mammaria consente di ridare quel senso di femminilità, quel benessere psicologico perduto a chi ha già avuto la sfortuna di incontrare il cancro. Quindi secondo me è un ruolo determinante, se non in prima linea, ma insomma è un ruolo molto importante. Bisogna anche ricordare che però non è sempre possibile intervenire con, che so, una protesi, ma esiste la possibilità, insomma mille possibilità per mantenere un seno, seppure diverso, a donne che chiaramente si sentirebbero in alternativa mutilata. Sicuramente le possibilità sono tante. Noi abbiamo nel nostro bagaglio tecnico una serie di possibilità, e la protesi è forse la più semplice per ottenere una ricostruzione della mammella. Ci sono casi in cui per motivi legati alla patologia iniziale o ai trattamenti successivi, magari per completare la demolizione chirurgica, le protesi non sono impiegate. In questi casi però, grazie alla moderna chirurgia plastica, possiamo intervenire con metodiche che non prevedono impianti esterni, ma la mobilizzazione dei tessuti propri della persona, e ricostruire comunque la mammella, seppur con interventi un po' più comunque efficaci in termini di risultati.
Grazie, grazie di essere stato nostro ospite. Io ho detto vi unite le tre entità proprio per prevenire. Mi sembra di comprendere che il camper messo a disposizione dall'IGEA, sì, con le attrezzature tecniche, c'è chiaramente poi il suo intervento scientifico come del professore D'Andrea. In questo caso, se lei dovesse dare un numero così, tanto per, quante vite è riuscito a salvare proprio per la prevenzione? Ci riflettevo qualche giorno fa, lei sa che io ho anche istituito un'associazione di volontariato proprio per le ragazze giovani con tumore al seno, l'Anderforti. Noi abbiamo effettuato circa 25.000 visite in questi anni e abbiamo un numero di associato molto alte. La media, noi abbiamo strutturato il nostro lavoro così, usciamo con l'associazione per fare prevenzione, già sappiamo che vedremo una trentina, una quarantina di donne e di solito sono sempre fidelizzate anche a chi ci ospita in quel momento, cioè abbiamo proprio un elenco di persone. Questo aiuta la popolazione del posto perché sa già che avrà un appuntamento di prevenzione e a me capita, siccome facciamo due giornate a settimana, capita che ogni settimana viene una ragazza, una donna anche più adulta con tumore al seno, qualche volta perché viene fuori dall'esame ed era completamente inconsapevole, altre volte perché ha da poco scoperto di avere qualcosa, non sa bene a chi rivolgersi e quindi chiede aiuto all'associazione per essere presa in carico dall'istituto. Quindi complessivamente, più che come singola persona, credo che le azioni del terzo settore sono fondamentali, soprattutto se fatte in sinergia con gli istituti diagnostici convenzionati che hanno una capacità di rapida presa in carico e di alta professionalità nella possibilità di espletare poi gli accertamenti diagnostici successivi. Quello che manca adesso, completo solo questo, quello che manca oggi è il legame con i centri di cura poi, che oggi invece sono un po' veramente affogati da tutta una serie di problematiche che interessano il sistema sanitario regionale e che non danno la possibilità all'utenza di essere preso in carico rapidamente. E su questo purtroppo dovremo lavorare molto con i politici e non è semplice, però le soluzioni ci sarebbero, bisogna solo avere la voglia e il coraggio di intraprendere dei percorsi che devono essere innovativi. Noi siamo in onda in tutta Italia, vi mostro una fotografia messo a punto a Torino. Un nuovo test per la diagnosi veloce. Noi andiamo a due velocità? No, non andiamo a due velocità, la ricerca si muove per opportunità, quindi è sempre così, esistono delle specificità, c'è chi lavora in un ambito della ricerca, chi lavora in un altro e l'importante è che poi i risultati della ricerca, qualora dovessero essere sostanziosi e sostanziali anche nella loro praticità, poi vengono messi a disposizione di tutti i cittadini, non solo italiani ma anche europei e mondiali. Quindi... Qualcuno ha dubitato che ci stessimo avvicinando agli Stati Uniti, nel senso che dovesse diventare tutto privato. In realtà adesso abbiamo la risposta che quando si vuole, se si vuole, e questa è una risposta chiaramente politica, si riesce invece a dare un po' di luce. Oggi sì, oggi è possibile ancora. Il nostro sistema sanitario nazionale in realtà prevede e copre completamente i costi di un percorso diagnostico di prevenzione, in questo caso della mammella, ma qualunque esso possa essere. Il problema sostanziale e forse più importante è veramente quello che ha sottolineato il professor D'Aiuto, perché non ha senso essere così tempestivi, così tecnologicamente avanzati, così pronti a prevenire, a fare diagnosi precoci di piccoli tumori, se poi le liste di attesa per gli interventi chirurgici o per qualunque altro tipo di intervento terapeutico sono così lunghe negli ospedali. Io vorrei ricordare che secondo la Lega Italiana per la lotta contro i tumori, traumi, dolore, volume del seno sono questi i primi tre fattori ritenuti più di altri responsabili dell'insorgenza di un tumore al seno. Io se vede ho la fronte corrugata. No, sì, certo. Credo. La cosa importante è chiaro che se come viene strutturato un questionario
poi determina molto spesso anche il peso specifico delle risposte. In realtà può accadere che in seguito a un trauma della mammella la donna scopre di avere il nodulo, e questo accade nelle nostre anamnesi quando chiediamo alle donne come si sono accorte da sole, quelle donne che vengono da noi che si accorgono da solo della lesione. Qualche volta, soprattutto le persone un po' più anziane, raccontano di un trauma con il nipotino che con la testa gli ha dato un colpo al seno. Okay. Per quanto riguarda il dolore, ormai ubiquitario. Le nostre donne, parlo non napoletane, sto parlando mondiali, soprattutto dei paesi occidentali, hanno dolore al seno per almeno 4 cause. Primo, perché arrivano tardi alla gravidanza e quindi hanno un seno che è costantemente soggetto agli effetti degli ormoni e di queste sostanze endocrinomodulanti. Secondo, perché siamo spesso in sovrappeso, abbiamo uno stile di vita che non favorisce il naturale deflusso della linfa, e poi ci sono questi reggiseni che sono con il ferretto, push up di tutti i tipi, che insomma sostanzialmente stringono e costringono il seno, e quindi anche il deflusso della linfa non è alterato. Ci sono anche altre cause che non sto ad approfondire. Quindi il dolore spesso viene associato alla presenza del tumore, ma in realtà concomita, non è la causa il dolore. Ce ne sono altre due però, il deodorante, esatto. Scusi, le sto tirando fuori tutte, e il fumo. Perfetto, allora il fumo sicuramente genera un'infiammazione cronica dell'epitelio ghiandolare ed è spesso causa di infezioni, infatti è anche una delle cause principali del dolore al seno, e infezioni del seno sto parlando. È chiaro che l'infiammazione cronica lievemente, veramente in maniera molto lieve, aumenta il rischio di tumore, quindi anche per il tumore al seno c'è un lievissimo aumento di probabilità legata al fumo. Mentre invece per quanto riguarda i deodoranti, in generale non sono dannosi, ma molti deodoranti hanno delle sostanze, come anche dei cosmetici, come anche lo hanno per esempio alcune creme da corpo, che sono invece potenzialmente nocive proprio perché sono endocrinomodulanti. Parlo per esempio dei parabeni, di alcuni sali minerali e di alcuni metalli pesanti che sono all'interno di questi cosmetici. Questo è un problema che ormai è noto, queste sostanze sono presenti nella concentrazione del tessuto ghiandolare dove c'è il tumore, anche un milione e mezzo di volte più di quanto non lo siano nel tessuto sano della ghiandola mammaria, quindi c'è un'azione di queste sostanze. Le case produttrici di cosmetici, di deodoranti lo sanno, infatti hanno già modificato, sono già partite con delle linee nuove di prodotti liberi da queste sostanze, e quindi non è tanto solo il deodorante, ma è proprio la diffusione di queste sostanze all'interno dei cosmetici e delle creme da corpo e anche dei deodoranti. Io vorrei ricordare ai nostri telespettatori che l'IGEA di Sant'Antimo ha scelto ogni mese di dare spazio, noi siamo oramai a marzo, di dare spazio alla prevenzione per un'X problematica per i cittadini. Hanno cominciato, l'hanno fatto per 2 mesi con il colon retto, perché si è scoperto che oramai era diventato al pari del tumore al polmone quanto il tumore alla mammella. Vi state adesso invece dedicando alla prevenzione della mammella? Sì. Maggio e giugno, da sempre il centro IGEA dedica maggio e giugno alla prevenzione del tumore alla mammella, al di là di tutte le altre iniziative che cerchiamo di seguire, quali il campus e quant'altro. Quindi nei mesi di maggio e giugno noi offriamo un percorso diagnostico completo, visita senologica gratuita, ecografia. Ovviamente a seguire, a seconda dei casi, come giustamente si sottolineava prima, ogni paziente ha un suo percorso diagnostico, deve essere inquadrata secondo un preciso percorso diagnostico personalizzato, che comunque prevede, noi possiamo mettere a disposizione qualunque metodica diagnostica possa essere necessaria per arrivare a una diagnosi precoce. Quindi niente attesa? No. No, niente attesa, facilmente contattabile? Sempre. Numero telefonico, prenotazione per la visita senologica, dopodiché il resto viene a seguire. Il problema è il dopo. Il problema non è sempre stato il dopo, ultimamente c'è veramente un problema emergente che però spetta, deve essere affrontato con problematiche di tipo politico, di politica sanitaria, quindi è difficile così argomentarlo all'interno di questa trasmissione. Quindi lei dice che siamo ancora a due velocità per un problema politico? Assolutamente, siamo a due velocità per un problema organizzativo, la nostra regione è anche commissariata per quanto riguarda la sanità.
quindi ci sono delle problematiche che meriterebbero attenzione anche ministeriale sicuramente, però le pazienti una volta che hanno ricevuto la diagnosi si curano. Fortunatamente oggi siamo cittadini europei, non siamo cittadini necessariamente napoletani o casertani o avellinesi o salernitani o campani, e soprattutto non esiste solo il pubblico, esiste il pubblico convenzionato, esiste una rete che è fatta da professionisti, da medici, che per esempio quando non possono prendere in carico rapidamente il paziente, nella loro onestà di lavoratori, poi inviano lo stesso paziente presso altre strutture pubbliche. A me per esempio capita di vedere, in momenti in cui ho la lista d'attesa troppo lunga, di vedere una paziente con diagnosi di tumore e di riferirla a un collega altrettanto bravo che lavora presso un'altra struttura napoletana o a più di un collega e che ha magari in quel momento una lista di attesa molto breve. Mi sembra di capire che fate parecchia rete. È una rete che non è sistematizzata all'interno di una legge, esatto, o di una che fatica a essere a diventare, diciamo, strutturata, che nasce dal desiderio di risolvere il problema alla paziente, e quella paziente presa in carico nella breast unit di riferimento territoriale, che magari non è quella in cui attualmente sto lavorando, risolve il problema, lo risolve esattamente come l'avrebbe potuto risolvere da noi. Grazie di essere stati i nostri ospiti. Grazie. Noi ci vediamo puntuali tra 7 giorni con Mezz'ora al TG. Arrivederci. Mezz'ora al TG, in collaborazione con Aldo De Villano Atelier. Assicuriamoci Point. Istituto di Alta Formazione Giuridica e Linguistica Academy School, Marinella. Hotel Paradiso. Presti facile.